passione di Cristo racchiude e sintetizza la passione di ogni uomo che soffre e muore a causa del male compiuto da altri uomini. Vogliamo fare allora nostre le parole dell'Apostolo Paolo: rispondete al male con il bene. Prima Pasqua, quella definitiva, durante la quale egli si sarebbe offerto al Padre quale agnello sacrificato per la salvezza del mondo. Prima di entrare in Gerusalemme, mando i tuoi discepoli a preparare tutto il necessario ad una per le strade alla notizia del suo arrivo. I segni potenti e i miracoli che egli aveva operato, egli si sarebbe offerto al Padre. Grazie.
il favore. Questo è il calice del mio sangue, il sangue della mia ed eterna alleanza, è stato per me una missione volontaria. Io mi dico che da maggiore non più il frutto della vita, più maggiore non più il frutto della vita. Abbandonarti, io ti seguirò ovunque andrai. Pietro, in verità io ti dico che prima che il gallo canti, tu mi avrai rinnegato per 3 volte. Anche a costo della mia vita, non lo farò mai. Ora fermatevi qui, a pregare. Mentre io vado di là a fare altrettanto. Lontana da me.
quando cominciamo, io la volontà no da Dio, spezzami, fammi sanguinare, feriscimi, prendimi ora, prima che io cambi idea, parlo, prima che io cambi idea. Non siete stato in grado di vegliare con me, neppure per un'ora. Pregate per non cadere in tentazione. So che hai fatto. Ecco il calice della tua passione e il calice del dolore, delle ingiustizie e dei tormenti inflitti agli innocenti. Su di te si riversa l'odio dell'umanità corrotta e peccatrice. Il principe delle tenebre ha seduto il cuore di molti uomini, ma per la tua croce saranno salvati. Allora, dici, chi di questi è il Galileo che dobbiamo arrestare? Arrestate colui che bacerò. Viene preparato un processo durante il quale dei falsi testimoni, istruiti dai nemici di Gesù, lo accusano delle peggiori bestemmie. Viene condotto dinanzi a Pilato, governatore della Palestina, per conto dell'imperatore. Pilato non voleva immischiarsi nelle faccende religiose di Israele. Già troppi erano i problemi causati da quel popolo ribelle. Essi affermano che tu ti proclami re dei Giudei. Sei dunque un re? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie mi avrebbero liberato. Tu parli di verità.
Ma che cos'è la verità? Sommo sacerdote, io non trovo in quest'uomo colpa alcuna. Conducetemi Barabba. È usanza che liberi un prigioniero per la Pasqua. Abbiamo due prigionieri, Barabba, l'assassino, e quest'uomo. Volete dunque che liberi Gesù il Nazareno? No, lui, Barabba! Barabba! A morte! A morte! Che ne farò? Che ne farò dunque di quest'uomo? Crocifisso! Crocifisso! Non lo ucciderò. Lo farò flagellare, ma poi lo lascerò libero. Mi hai abbandonato.